Un po' di quello che facciamo in questo laboratorio che Carlo ed io abbiamo collaborato da molti anni qua e in particolare questo adesso si chiama il laboratorio di telecomunicazioni e tecnologie di informazione per lo sviluppo. Allora, l'idea principale è cercare di aiutare università, centri di ricerca, eccetera, nei paesi in via di sviluppo a essenzialmente accedere a internet in una maniera più o meno adatta alle condizioni del paese o della regione nel quale si svolgono le loro attività. Allora qua abbiamo per esempio, incominciando da quella fotografia alla sinistra, quello è un ospedale in Malawi, è un ospedale che aveva un numero di pazienti molto grandi, però non c'aveva nessun medico, per esempio. C'aveva soltanto tre, quello che chiamano health worker, una specie di persona che... Infermiere molto qualificato. Che si vedono lì dietro di Carlo, e loro erano gli unici che davano servizio alla comunità. E loro, tra l'altro, essendo così isolati in un posto così e naturalmente non avevano uno stipendio molto, molto alto, però ognuno di loro aveva il proprio computer, solo che il computer non lo potevano usare per accedere a internet perché non c'era connessione nel posto. Allora, come parte di un progetto che abbiamo fatto parecchi anni fa, avevamo portato la connessione dall'Università di Malawi a 150 km di distanza, facendo uso di queste antenne come quella che si vede lì dove c'è Carlo lì nel traliccio, e con quelle antenne avevamo fatto il collegamento dall'università, dal College of Medicine dell'Università di Malawi fino a un ospedale più grande, l'ospedale di Mangochi, che era a 162 km esattamente, però questo qua era ancora a una trentina di chilometri dall'interno. Allora siamo andati dopo in un secondo intervento e siamo riusciti a fargli il collegamento a questo posto, e questa gente era veramente molto felice, come si vede lì, si vedono i denti che lo dimostra. Erano veramente felici perché adesso potevano mandare le sue mail, potevano usare anche l'internet per istruirsi, per migliorare le loro condizioni, ed è un esempio molto specifico e molto chiaro. Qua invece nel centro c'è la foto del gruppo che siamo andati là la seconda volta, perché la prima volta è andato Carlo con Marco, la seconda volta eravamo questo gruppo qua, che abbiamo fatto appunto questo nel College of Medicine dell'Università di Malawi, che stava il gruppo che abbiamo fatto il collegamento. E come parte di questo collegamento c'è una tratta di 100 km che abbiamo fatto con le antenne di microonde, che l'ultima volta che l'abbiamo misurata stava dando circa 80 megabit al secondo. Sì, sono quattro flussi paralleli da 20 megabit ciascuno, con due antenne a doppia polarizzazione, quindi usavamo ogni singola parabola per trasmettere due flussi dati in full duplex, tra l'altro, proprio utilizzando delle radio di basso costo nate per il wifi, però modificate come protocollo di trasmissione. Ovviamente il wifi non è full duplex, il wifi è fatto per servire molti utenti. Queste erano state modificate con protocolli di trasmissione diversi, ma l'hardware era quello di wifi, quindi molto economico. Schede radio da 150-200 dollari, sì, da scheda radio, solo il software che ci girava era, diciamo, non standard, in modo da trasferire dati. E non equivalente a una fibra ottica, perché oggi le fibre ottiche fanno molto di più di questo, però con la stessa capacità di banda di quello che poteva essere una linea industriale, professionale, diciamo, da telecom, di costo molto ma molto più elevato, che tra l'altro le telecom locali non erano in grado di fornire, anche avendo avuto i soldi, diciamo, uno finanzia e chiede alle telecom locali, perché i tralicci non sono tralicci della TV, sono tralicci di telecomunicazioni. Delle società di telecomunicazione locali sono comunque multinazionali con risorse e tutto, ma lì in quei paesi non hanno proprio la struttura per fornire, per esempio, comunicazioni di dati sufficienti per fare telemedicina o videoconferenza fra i medici e gli infermieri, mentre la tecnologia radio di basso costo del wifi riusciva in qualche maniera
ecco, con un po' di trucchi, ecco, se vogliamo, non era la tecnologia commerciale, fare, ma con un po' di trucchi si riusciva a dare la banda richiesta. Sì, infatti di giorno adesso ci sono varie ditte che hanno approfittato questo mercato e adesso ci sono anche offerte commerciali che ci sono prodotti che riescono a ottenere velocità molto vicine alla fibra ottica anche usando le radio, no? Ci sono già prodotti commerciali. Qua c'è un altro esempio invece di un altro molto più recente, questo qua di mezzo, questo era di nuovo in Malawi, però facendo le prove con quella che si chiama la tecnologia degli white spaces, usare le frequenze della TV però in una forma bidirezionale, di nuovo per accedere a internet. Allora questa è una tecnologia che ha un potenziale molto interessante per i paesi in via di sviluppo, perché sono frequenze che sono non sono usate in questo momento. In un paese in via di sviluppo, specialmente nelle zone rurali, non c'è nessun interesse da parte degli operatori in avere 50 canali di TV, perché non c'è senso. Allora quando molto ce n'erano uno o due, il resto dello spettro che è stato assegnato alla TV 100 anni fa ormai non si sta approfittando per niente. Allora l'idea è approfittare quello spettro, modificare di nuovo le radio e usare antenne esistenti, antenne sono tradizionali, no? per di nuovo dare accesso al internet. Allora noi abbiamo fatto un progetto l'anno scorso, di nuovo con Carlo e Marco, siamo andati lì in Malawi però in un altro posto e abbiamo collegato un'altra università con una scuola, un ospedale, un aeroporto e una stazione meteorologica come un pilota di questo tipo di tecnologia. Qua sono invece qua sul monte Piancavallo, questo è Piancavallo, un link di test tra Trieste e Piancavallo, sono 100 km di secchi, 100 km di 100 gradi, sì, 100 km. Per sperimentare c'è una tecnologia di tipo wifi a 5 giga microonde, lì prima sparavano di UHF, invece si vede l'antenna chiaramente, non si usano i canali UHF nella TV, ma quelli UHF 400 700 MHz per i dati, ovviamente si parla di bande dati molto diverse, sì, permettono fino a una certa velocità di trasmissione abbastanza limitata, che può andare bene per servire una scuola, un piccolo centro medico, un ospedale, ma non sicuramente le organizzazioni come quelle di cui si parlava prima, dell'università, il centro ospedaliero, eccetera. Mentre il microonde è il problema, non si pone. Noi di solito non è che andiamo a fare solo le installazioni, ma poi ci interessa di insegnare a utilizzare la tecnologia e anche a saperla scegliere. Facciamo un po' di esperimenti, di progettazione, di autocostruzione, ad esempio sulla parte delle antenne, nei nostri corsi si insegna a costruirsi le antenne, però in realtà, visto il target a cui sono anche dedicati, che sono ricercatori, scienziati o gestori di telecomunicazioni, di università, di centri di ricerca in questi paesi, hanno interesse soprattutto che loro possano acquistare anche le cose. Quasi sicuramente non saranno in grado di farsi da soli le radio, i circuiti, per arrivare alle necessità che servono a loro. Quindi noi facciamo un po' da tester di tecnologie, compriamo un po' quello che c'è in tutto il mondo, soprattutto in queste nuove frequenze che stiamo cominciando a utilizzare, li testiamo, vediamo se funzionano, quanto difficili sono da implementare, quanto pronti sono per un impiego sul campo e poi chiamiamo qui queste persone ancora da tutto il mondo, stanno magari un paio di settimane qui a Trieste, imparano a utilizzarle e poi sviluppano i loro progetti nei loro paesi, spesso andiamo a aiutarli magari anche sul campo. Quindi un po' l'idea non è quella di, non siamo una società di installazioni, non facciamo concorrenza alle telecom locali, ma insegniamo a quelli che sono gli utenti finali che hanno bisogno di queste tecnologie a un costo basso a gestirsi un po' da soli e a sapere quello che stanno facendo, anche non a comprare la cosiddetta scatola nera, perché i venditori sono molto bravi a venderti radio che fanno 100 km. Allora, non esiste una radio che fa 100 km come non esiste una radio che fa 100 metri, dipende dall'antenna, dipende da cosa c'è dall'altra parte, dipende se in mezzo c'è l'Everest o se c'è il deserto di Tartari, ovviamente lo sapete meglio di me.
Quindi, però nel linguaggio del commercio, insomma, della pubblicità, spesso la gente ci casca. E dice, ah, ho comprato questo bellissimo contrario, è garantito fare 10 km, e allora devo andare da qua di là, sì, ma in mezzo c'è un monte, e guarda, possono garantire quello che vogliono, ma questo non mi farà quei 10 km, almeno scavi la galleria nel monte, no? Però ci succede spessissimo, ci succedeva veramente di frequente di dover andare diciamo, a risolvere problemi nati dalla poca conoscenza del mondo radio, perché anche un ingegnere campo elettronico magari che non viene all'università africana spesso non ha avuto un'esposizione pratica a queste tecnologie, ha studiato qualcosa di teoria, ha studiato magari il campo elettromagnetico, ma non ha veramente potuto provare a usare un mic radio e vedere come funziona. Allora i nostri corsi sono molto pratici, però anche molto collegati a un risultato pratico immediato, ecco. Non devono stare lì a fare a progettarsi i nuovi sistemi di radio, ma devono montare un mic che funzioni. Questo è un po' lo spirito di questo laboratorio, così un po' strano, sta a metà fra le cose commerciali e l'università, l'accademia, serve un po' a istruire gli utenti, a istruire i clienti in qualche maniera, a essere buoni clienti, cioè a comprare le cose che loro servono, magari non a costruirsele perché è un po' difficile, in 2 settimane non si può insegnare l'elettronica per fare una radio, e comunque non avrebbe molto senso col costo che hanno le radio oggi, però si può insegnare per esempio a fare una semplice antenna per fare dei test e per capire soprattutto come funziona l'antenna. E soprattutto per inculcargli l'idea che loro possono costruirsi la propria rete e possono gestirla, che non c'è bisogno necessariamente di dipendere da una ditta esterna, per esempio una comunità o un'università possono organizzarsi e farsi la propria rete senza bisogno di costruire dei pezzi, basta che li comprano, però come dice Carlo, quando sanno esattamente quello che devono comprare lo possono poi gestire. Qua c'è un altro esempio con gli esperimenti che abbiamo fatto di trasmissione a lunga distanza. Questa con due antenne diverse, questa antenna qua solida è un'antenna che di quelle che si usava per accesso satellitare, questa era per comunicazioni, questa era quella che usava la mia università per collegarsi a internet molti anni fa. Dopo è arrivata la fibra, l'antenna è rimasta non utilizzabile, era sul tetto del mio laboratorio, io l'ho smontata personalmente, me la sono portata a casa. Con Carlo l'abbiamo provata lì per vedere, perché questa antenna funzionava sui 3,6 GHz e noi volevamo usarla a 2,4, allora volevamo fare le prove con un alimentatore diverso per vedere se poteva funzionare. Quest'altra antenna qua a destra invece è un'antenna di queste fatta per ricevere la TV satellitare, questa era di 2,7 metri di diametro. E con questo tipo di antenna abbiamo fatto delle prove a vedere fin dove si poteva arrivare, approfittando la topografia che io conoscevo bene del Venezuela. Avevo scelto due punti, un punto a 4.100 metri d'altezza e l'altro punto a 200 metri d'altezza, però con un terreno piatto. No? E allora i vestiti diversi nelle due foto che sono state fatte nello stesso giorno, o pochi giorni di distanza, però sono tutti e due sull'equatore, uno un po' in alto in montagna e l'altro un po' più basso. Anzi, si vede il vestito diverso. E allora abbiamo fatto delle prove, è venuto Carlo in Venezuela con Gaia, e infatti questo che non si vede però è Carlo, quello della giacca rossa, lì a 4.200 metri d'altezza. E io invece ero nell'altro estremo, a 200 metri con altri due colleghi, e abbiamo fatto le prove prima a trasmettere a una distanza di 280 km e siamo riusciti a trasmettere con apparati radio da 40 euro, un access point, il classico access che si usava poi all'epoca, un Linksys. Di bassissimo costo, proprio per dimostrare che la tecnologia, diciamo, radio era pronta, mancava forse la topologia del link e le antenne, però sì. I protocolli non erano neanche buoni per poter sì, infatti la, una delle cose che abbiamo dovuto modificare è il protocollo di accesso, perché naturalmente su quella distanza lì il tempo di accesso era passato, allora quando le prime prove non funzionava niente. Dopo, modificando quello, siamo riusciti a trasmettere a una velocità molto modesta, no? Però siamo
siamo riusciti a provare che anche a quella distanza e un anno dopo abbiamo rifatto le prove, però a una distanza ancora più grande, a 380 km. E già lì avevamo l'esperienza, già sapevamo che abbiamo usato anche antenne già commerciali di 1,5 metri, e con quelli, e provando anche con radio che già erano state già radio commerciali, anzi non commerciali, 2007 questo, era 2007. Nel 2007. Infatti lui è il detentore del record del mondo 2007 di distanza percorsa con radio wifi, con protocolli wifi. Lì abbiamo fatto 380 km e abbiamo provato delle radio che avevano sviluppato l'Università di Berkeley, e con quelle siamo riusciti a fare 4 megabit al secondo a quella distanza di 380 km, che è abbastanza interessante. In quel momento il record precedente era stato fatto da un produttore di wifi in verticale, però con un pallone, per cui era più facile da un certo punto di vista, non risolto il problema della logistica, mandando una radio con un pallone. Gli svedesi che avevano fatto quella prova. Beh, allora questo è l'esempio per vedere quali sono più o meno il limite di quello che si può fare in quanto a distanza. Questo invece è qua l'attività di training che facciamo qua a Trieste con un gruppo, come vedete qua, di persone di diverse parti del mondo, mentre che l'ultima foto a destra è in Guam. Noi siamo andati là a fare un corso nell'Università di Guam, appunto per insegnare le tecnologie di queste trasmissioni radio a basso costo, e lì in particolare abbiamo fatto un esempio con questa antennina parabolica, quella è un'antennina parabolica piccola come vedete lì, e anche con un pannello solare per alimentarla, tutto il sistema era alimentato con energia solare, e dopo con il gruppo di persone che abbiamo e abbiamo insegnato come usare la tecnologia, siamo andati in un'isola a 1000 km di distanza, nella Micronesia, a collegare una scuola, che di nuovo collegata con accesso a internet con questo tipo di radio, su una distanza di 15 km soltanto, però era un posto molto bello, con un atollo lì non servirebbe però alla scuola gli serve, gli serve. Sì, e come stavo dicendo prima a Paolo, adesso abbiamo un progetto che è il risultato di quello che abbiamo fatto un progetto in Lesotho, oppure 2 o 3 anni fa ormai, no? Lesotho? Sì. E allora adesso abbiamo un nuovo progetto che è quello molto interessante, con una organizzazione che dipende dall'UNESCO, per fare collegamenti trasmettere i dati meteorologici in diversi paesi, in particolare in un gruppo di paesi che sono conosciuti come piccoli paesi in via di sviluppo e in isole. In inglese Small Island Developing States. E allora in questo progetto dobbiamo fare dei collegamenti che è Perth, vicino all'equatore, un po' su all'equatore, poi dopo dobbiamo andare giù a San Tomé e Principe, nella costa atlantica dell'Africa, vicino all'Africa, e dopo dobbiamo andare dall'altra parte, alle Seychelles, a Mauritius e a Comore. Sì, questo è il progetto un po' che è un esempio molto pratico di come si può, in questo caso, approfittare l'esperienza che abbiamo avuto tutti questi anni e un po' naturalmente il prestigio che c'è al centro di fisica, che permette di fare questo tipo di progetti che non potrebbero farlo in privato, non potrebbero farlo, però invece noi abbiamo quella fortuna che possiamo, portare avanti, e siamo sicuri che riusciremo a... Finora nessuno dei progetti che abbiamo... L'importante è sempre avere il collegamento con le persone del posto che siano disponibili a imparare queste cose, perché di solito alla fine, anche se sono tecnologie abbastanza semplici, cioè sono prodotti comunque commerciali,
si riesce a sbagliare anche sulle cose semplici, come riesce veramente a, a configurare il male o, attaccare, o non attaccare il cavolo dell'antenna, per capirsi. Quindi bisogna avere, diciamo, comunque dare un certo tipo di formazione in modo che chi è lì, che poi deve gestire queste cose, deve fare funzionare negli anni queste reti, perché non sono una cosa così, si va, si dimostra che bello, ha fatto il collegamento fra due isole e poi ciao, chi si è visto, perché loro devono usarlo ogni giorno, devono, cioè ci sono ospedali, ci sono le scuole che si baseranno su questi collegamenti dati per parlare tra di loro, per avere accesso a internet e queste cose. Quindi chi deve gestire queste cose molto spesso è il tecnico informatico del, del posto, che la radio conosce la radio FM, ma non poco di più, e non sa che girando l'antenna non permette più, magari, no? Bisogna cominciare veramente dalle basi per arrivare fino a concetti più avanzati. Quando le reti cominciano ad essere più complicate, bisogna parlare di ricerca dei canali liberi, di interferenze, di problemi, tutti i tipi di problemi che possono esserci con queste comunicazioni, insomma. Infatti la prima fase del progetto è precisamente, terremo qua un corso con rappresentanti di ognuno di questi paesi che verranno qua, 18 persone, nella prima settimana d'agosto, e allora staremo qua una settimana, dando prima i fondamenti teorici, gli facciamo vedere poi gli strumenti, le radio, gli strumenti di misura, eccetera, tutto quello che hanno bisogno per la manutenzione. E poi dopo andremo sempre con loro, nel primo posto, in questo caso è Cape Verde, andremo lì a fare la ricognizione per vedere sul sito con loro, spiegandogli come si fa la ricognizione, come si cercano i posti adatti, usare i programmi di simulazione per fare le simulazioni della propagazione, eccetera. E così poi ripetiamo questo procedimento in tutti gli altri paesi. È stato interessante rendersi conto in questi anni che c'è sempre stata un po' una mancanza di materiale didattico e formativo per una via di mezzo, nel senso si trovano i testi universitari di telecomunicazioni con teorie molto complicate, poi ci sono i privati, le ditte che fanno le installazioni, che conoscono la pratica, sanno avere a montare un'antenna sui tralicci, ma non lo spiegano a nessuno, mancava sempre una formazione, libri, testi, diciamo, lezioni su come fare una rete dati digitale a partire da zero. La parte, diciamo, di protocolli e di configurazione di rete la si trova facilmente, la parte informatica di solito la studiano tutti in università, quindi non è un problema trovare chi configura gli indirizzi di rete, i router e la parte di, diciamo, digitale, però la parte analogica, la radio vera e propria, è sempre stata così tenuta un po' nascosta, nel senso le industrie che vendono le cose le vendono chiaro in mano, scatola nera, io vi do questa cosa, poi voi non toccatela. E quindi funziona molto bene in Europa, funziona bene negli Stati Uniti, ma in un paese in via di sviluppo dove quando qualcosa si rompe bisogna anche aggiustarlo, bisogna sapere almeno che si è rotto per usare la pezza di ricambio, questo sistema non funzionava. Ci sono storie infinite di progetti finiti male, con investimenti di milioni e milioni di dollari, arriva lì, gli americani montano tutto e poi se ne vanno, si rompe il fusibile, il sistema non funziona più e nessuno sa come metterci mano. Allora un po' la filosofia qui è sempre stata quella di non tanto creare delle reti, ma insegnare alle persone a gestirsele, insomma, a risolvere i problemi. Lo possono fare solo se le hanno create loro stessi alla fine. Nel fare questo sono stati fatti i kit didattici, abbiamo creato tutta la serie di lezioni che sono disponibili online in inglese, francese, spagnolo. Le lezioni sono soltanto in due lingue. No, le lezioni sono solo in quelle lingue, però il libro sì, ce l'abbiamo anche in. Io l'ho letto in italiano, molto interessante. C'è la versione italiana, c'è quella indonesiana, c'è una in portoghese. Questa è l'ultima versione in inglese. Ci sono manuali pratici di costruzione di reti digitali per collegamento a internet, per uso universitario, per uso così, di un'istituzione, di una scuola che vuole accesso alla rete e che non ha chi glielo fa, o pagandocela ma non è affidabile. Non certo, si sono fatti il lavoro dei radiomatori lavorando. Ecco, sì, esatto, sì, perché, e tra l'altro per fare questo bisogna imparare le cose, nel senso non c'è materiale, neanche per noi non c'era. Abbiamo dovuto, questi esperimenti di quello di Piancavallo era per vedere ma si può fare un link in microonde a 100 km, che funzioni, sì, proviamo,
quali competenze servono per farlo? L'abbiamo fatto con un po' di ingegneri, ma con un po' anche di non ingegneri, come dire, per capire la lista stereofonica. Sì, anche per vedere cosa serve. Cioè, posso dire a una persona che fino adesso ha solo configurato un PC per usare Office, posso insegnargli a fare un link di questo tipo o è meglio che non ci provo neanche? Cioè, era tutto un mondo da scoprire, perché il mondo delle telecomunicazioni è sempre stato diviso fra l'ultra professionale e l'appassionato, però mancava una parte così intermedia con documentazione. Noi abbiamo usato tantissimo tutte le documentazioni fatte dagli animatori, c'è la collezione dell'ARRL Book, tutte le libri di antenne degli animatori americani, che loro documentano molto di solito, per non servire le cose in inglese, per basarsi, partire da quelli, insomma, perché c'era un mondo di conoscenze pronte a essere usate, che però... peccato che restassero nell'ambito, diciamo così, della passione del gioco e non diventassero anche l'ambito di chi invece magari su queste cose ci vive, insomma, ci costruisce una rete di comunicazione degli ospedali, insomma. Per cui è un po' un sottoprodotto anche questo dell'attività dei radioamatori. Comunque è un importante sottolineare il sistema uno chiuso o una persona esterna può eventualmente collaborare? I corsi di solito sono... No, i corsi sono per tutti. Vedete il film. Non si scende come da sola. Ma potessi che non sei in inglese, quindi se non fai la linea. Mi può rispondere al bando? No, veramente questo progetto che abbiamo fatto... Dipende dai progetti, ci sono cose dove sono aperte alla collaborazione. Noi non abbiamo niente segreto, niente diciamo che non si faccia pubblico, però in quanto al lavoro in sé dipende anche da dove si fa, quali sono le condizioni, eccetera. Sì, per i lavori che facciamo qua siamo dispostissimi a collaborare qua in Italia, non c'è nessun problema. Però tra l'altro c'è una possibilità, il prossimo anno mi sta dicendo Marco, di lavoro con la gente di Wikipedia per fare l'installazione, collegamento a internet, diciamo un convegno da quelli che fanno la Wikipedia. Ah. E allora stava parlando appunto che faranno il prossimo anno un convegno qua nel, non mi ricordo esattamente dove, nel nord Italia verso Torino piuttosto, però diceva ieri, ma non mi ricordo neanche. Però fatto sta, quello è un esempio delle cose che possiamo fare qua. Però per andare in altri paesi già là ci sono. Ci sono un po' più di complicazioni, così dipende anche, per esempio quel progetto che abbiamo adesso con le isole è un progetto dove è molto chiaro le persone che devono partecipare, così quello è stato un contratto che si è firmato dopo lunghe negoziazioni e tutto, e lì è molto specifico. Però ci sono altre cose, invece per esempio quello che abbiamo fatto là in Venezuela, Carlo e io l'abbiamo fatto, ci siamo messi d'accordo, allora io lavoravo ancora là, ho invitato a Carlo e Gaia, sono venuti là, in due settimane abbiamo fatto le prove, abbiamo preparato tutto, abbiamo preparato le antenne, le cose, e poi ci abbiamo fatto l'esperimento. Così che è un po' versatile, dipende di quale attività. Una delle attività prossime che potrebbe essere interessante fare in collaborazione è il test a lunga distanza, di cui si parlava, adesso ci sono alcune ditte che cominciano a produrre anche ponti dati ad alta capacità per lunghe distanze, microonde, e stavano cercando dei siti per fare una prova a 400 km qui in Italia, per esempio, che per non dover andare ogni volta a cercare le Ande o posti così, una prova da terra a terra a 300-400 km. Sì, sarebbe se trovassimo un posto dove si può fare una prova, per esempio, che sia un po' oltre i 380, che non ha fatto, diciamo, 400. Bisogna pensare. Le stazioni ce ne sono, come abbiamo giocato sul Cesen, ci siamo trovati altro. Esatto, un candidato secondo ottimale per fare delle prove. Anche perché ci sono già. Perché già ci sono, genere... sono delle facilità, non deve portarsi tutto da... Cioè, con il vantaggio che per la prova potremmo andare anche in un posto dove non c'è niente, perché in fin dei conti possiamo fare le prove con le batterie ogni giorno, no? Soltanto ci vuole... La cosa importante è che la terra sia piatta nei due estremi, tra i due estremi, che quello non è così facile. Per esempio il link Sardegna-Toscana però ha 304 km quel link. Sì, quello io l'ho visto, non ci sono mai andato, però l'ho visto. Però troviamo sicuramente delle alternative anche sui 400, cioè sta un attimo.
Sì, quello lo possiamo fare subito. Quello siamo in attesa, poi stiamo cercando un posto per fare questo tipo di prove, andare lì, mettere sul link, fare un po' di misure, testare, quanto critico è, perché sono equipaggiamenti nuovi che sono in fase di test, che ci hanno chiesto di provare, non è che in produzione. No, il hardware è in produzione già, però vogliamo provare un nuovo film che ha delle prestazioni molto superiori, però vorrebbero appunto provarlo in un posto vero, non soltanto nella simulazione, però hanno fatto solo la simulazione. Lo stesso che era successo con questi di Berkeley in California, loro avevano prodotto questo nuovo router, che allora era l'unico che poteva andare a lunga distanza perché c'aveva un nuovo protocollo, però l'avevano provato in simulazione, ma non l'avevano mai provato nel campo. Allora io, siccome avevamo già fatto, Carlo e io, la prova a 280, questo collega dell'Università di Berkeley mi ha mandato prima le radio, le abbiamo provate noi, poi dopo ha mandato addirittura due dei suoi studenti di PhD perché venissero anche loro a fare delle prove lì nella tratta di 380 km. Mm-hmm. Bene, così non so adesso se ci sono domande. Sono interessati, possono scaricare il libro? Sì, sì, no, il libro è scaricato. Sì, no, qualcuno non lo sa. Sì, no, il libro, c'è il nostro sito si chiama wireless.icpt.it, forse non c'è neanche bisogno di, è facile da ricordare, wireless.icpt.it, e lì c'è, il materiale che abbiamo usato, ci sono i link per scaricare il libro, per scaricare le slide che usiamo per le lecture, tutto è tutta l'informazione lì disponibile. L'unica roba adesso ci resta fare un satellite, perché così avete sicuramente la possibilità di fare oltre i 300 ore. Ci abbiamo pensato anche a quello, abbiamo pensato anche a fare dei satelliti amatoriali proprio per fare certi tipi di... Una delle cose aveva detto anche Corrado era il discorso del store and forward, cioè se non ci sono punti che hanno bisogno di comunicare immediatamente, tipo per esempio... La raccolta della posta e la consegna... Le boe oceanografiche funzionano così, cioè il satellite passa sopra la boa, una rimanda, quando va via arriva sulla terra e dice ok, ti scarico, non c'è bisogno di grossa potenza sulla boa, e queste informazioni dal punto di vista meteorologico fra grandi isole lontane chiaramente diventa un satellite, diventa costoso, però un satellite con orbita su un ciclone del sole sai che esattamente passerà sempre in quel periodo e quindi puoi basare per esempio due gruppi di misurazioni giornaliere. No, indubbiamente quella è un'altra alternativa che finora non abbiamo esplorato evidentemente, però è interessante perché ci sono applicazioni, in genere quelle che chiamano nel nostro gergo delay tolerant network, dove non hai bisogno dei dati immediati, cioè esatto. Puoi aspettare che il tempo per averli, tanto sono dati da elaborare successivamente. Non sono dati vitali, tipo non so, chiudi il rubinetto che si sta arrivando a casa. Cioè, davvero, puoi aspettare. Quello che abbiamo parlato adesso è la parte delle telecomunicazioni veramente in tempo reale per internet, per connettività. Però in realtà in questo laboratorio, la parte di Marco, è invece comunicazione dati per sensori, quindi dati ambientali, meteorologici, che ha requisiti totalmente diversi, meno requisiti di banda, molto spesso non c'è la necessità del tempo reale, però ci sono altri complicazioni, non c'è l'alimentazione elettrica, sono magari sensori a basso consumo, a batterie, tutto un altro tipo di comunicazione dati che ha i suoi problemi e le sue tecnologie, insomma. Lui si occupa di Internet of Things, che è questa nuova, diciamo, appunto, branca della ricerca tecnologica, dove si immaginano appunto questi sensori piccoli, di basso costo, di basso consumo, che prendono dati importanti, però nessuno sensore è critico, ce ne sono magari migliaia che coprono una certa regione, che devono parlarsi fra di loro e inviare i dati a internet, essenzialmente. Quindi collegare a basso costo, con basso consumo energetico, il più possibile il numero di sorgenti di informazioni a internet. È una tecnologia totalmente nuova che è ancora in fase di sviluppo, insomma, di cui si occupa Marco, che è anche molto pronta per la sperimentazione, cioè c'è tantissimo ancora da
per scoprire, per dire. Comunque facciamo un microsat, non un CubeSat. Già ci hai convinto che il piace di CubeSat. Tu pensa a distanza ormai di così tanto tempo, di 22 anni, giusto? Quanto meglio si potrebbe fare con lo stesso ingombro? La tecnologia è però senza perdere la parte, perché tutta la parte meccanica sicuramente è la parte più costosa dal punto di vista progettuale. Penso che un Microsoft adesso è ancora una figata, perché ancora adesso tu pensa solo al sistema che, per esempio, noi possiamo rifare la CPU mentre c'è un gruppo che fa i genitori dell'Internet e mentre c'è qualcuno che fa un trasmettitore che adesso è super figo, un SDR che riesce a trasmettere informazioni veloci. Cioè, questi gruppi lavorano da soli, cioè ognuno sviluppa la sua cantina, le sue cose, e poi le mette insieme, fantastico, c'è veramente un fan. Potrebbe essere una cosa, cioè un altro per un proof of concept. Non, certo. Anche non proprio per avere un risultato finito. Noi a quell'epoca avevamo anche pensato al T-SAT, che era una struttura triestinizzata di ITAMSAT, perché quel frame qua, la prima roba folle, è proprio quella che io devo fare un frame qua distruggendo un casino e mezzo di materiale, non ha senso, no? Abbiamo pensato, lui aveva fatto delle considerazioni. Bene, perché ci eravamo fatti un frame come questo, solo che era un frame componibile. Ovvero non era fatto di un quadrato, ma era fatto di due lati, che erano simmetrici. Per cui tu stampavi solo due tipi di cose. E componevi il frame intero mettendo due copie. Quindi potevi fare pezzi, preparateli già là e dici ok, c'è un gruppo dell'Università del Malawi che vuoi fare, perfetto, un pacchetto, via due blocchetti di alluminio e mettiamo dentro il modulo. Questo era. Cioè noi tre stili sono forti qualche volta. Non sempre, ma. Questo per dire. Dipende dalla qualità del posto. Ah, dipende dalla qualità del posto. Ma sono cose che ormai scoprire, ma sono state già fatte. È stata una cosa che l'avevamo già fatta. Un'ultima domanda riguardo al laboratorio del FCGA. Cosa ha fatto, come progetti? Adesso ho appena finito un corso che è finito venerdì scorso, cioè è finito ieri, volevo dire, sì, appunto dove si insegna alla gente un po' a utilizzare il FPGA per diverse applicazioni. Una delle applicazioni è appunto il software defined radio. Ci sono molte applicazioni in software defined radio che utilizzano FPGA perché ci dà la flessibilità. Noi abbiamo qua comprato una scheda della Ectus, che è un tipo di software defined radio, che hanno un FPGA come parte del hardware, hanno un microprocessore, invece un microprocessore c'ha un microcontrollore e l'FPGA, memoria, e allora si può praticamente realizzare qualsiasi tipo di ricevitore, trasmettitore, c'è cioè la flessibilità per il software, puoi generare qualsiasi tipo di modulazione che si voglia e vedere come si comporta. Quella è una delle applicazioni, ce ne sono molte altre, anche quelle che menzionava Carlo prima, naturalmente. Di interesse per i fisici, così è un campo completamente ampio, ci sono molte applicazioni. Non è utilizzabile molto tranquillamente sui satelliti, perché l'FPGA è molto sensibile, essendo un field programmable gate array, è molto sensibile ai SEU, cioè ai bombardamenti. Siccome le giunzioni sono enormi, l'FPGA deve essere. Adesso anche Sinix ha prodotto dell'FPGA Radpadelet. Però le cifre sono mostruose. In realtà sono tutte unità logiche, non ci sono processori dentro, sì. Sono tu a scrivere. E scrivi l'hardware con un software, Verilog o HDL. Infatti noi non avevamo mai considerato quello che era. Già montare processori normali qui era stata una sfida proprio incredibile, cioè montare su un I40, che era un processore terrestre, un satellite,
però in compenso eravamo sulla scorta di quello che aveva fatto l'Università del Sari, che aveva montato dei COSMAC 1802, i predecessori di quello che sarebbe stata poi la filosofia degli ARMA, sviluppati sempre, e poi abbiamo montato anche degli 8051, Space Factory. Infatti a bordo, quando avevo citato, che avevano provato delle CPU, non era una, avevano provato diverse CPU e gli facevano girare su del software praticamente uguale, un po' come i pannelli solari di vari tipi, per vedere quanto rendevano con lo stesso angolo, la stessa roba con il micro. Anche, cioè, come dire, noi eravamo pronti anche a fare queste soluzioni semplici, no? Ma ci sono problemi anche su orbite basse? Tutto, anche sulla Terra, solo che noi non ce ne accorgiamo, però la radiazione, più si esce dall'atmosfera e più, fra virgolette, i circuiti si abbrondano. Basta, comincia a essere problematico. Cioè noi abbiamo l'atmosfera che ci sta scorteggendo, ma se esci, non devi andare alle fasce invernali per... Sì, ci sono, già anche prima... Non l'avevo mai valutato. L'unico modo per salvarsi è con protezione di nei primi, sistemi, mi ricordo io che ho visto anche le fotografie, la roba, venivano montati dei piccoli fogli di rame, come si fa per evitare i disturbi EMC, non su prototipi. Venivano proprio coperti tipo qua, no? Una schermatura di rame. Quella lì non sarebbe mai potuta volare, è una Epron. Ah, è tutto pronto, cioè, bisogna bruciarlo una volta in funzione a diodi. Adesso ci sono già invece le FPGA che balanzano. Quindi la tecnologia flash non se ne parla neanche? Sì, ma la tecnologia flash deve essere molto, molto protetta, infatti i componenti sono particolari, sono sottoposti a radiazioni a terra per verificare il loro grado di protezione, quindi costano un casino. E questo è quando fanno i CubeSat, un Arduino dentro, dicono ricarichiamo il software da terra. Cioè, non lo so, sulla terra si fa, cioè, non è un problema, ma nello spazio tutto quello che è, cioè tutto architettura flash, per cui basta un colpo da niente, e se arriva sul bit giusto che controlla la tensione di cancellazione, cancella tutte le pagine in un colpo solo, cioè se ritrova tutti quanti quei bit a uno. Le cose rimandanti. Ma allora a quel punto devi mettere, come facevano una volta, uno schermo sopra, ma lo schermo di rame ha due particolarità. Primo, pesa. Secondo, ingombra. Terzo, è uno schermo fino a un certo livello. Più sottile è, meno schermo fa. Cioè, se tu vuoi proteggerti da, non so, 2 kilovolt, probabilmente ci vuole un millimetro e due di rame. Ma se lo metti un millimetro di rame, sono i componenti di un CubeSat, hai riempito il CubeSat, sono di rame. Ma fuori peso. Se quello è il problema. La progettazione deve essere dedicata all'ambiente ostile, che non è quello a cui siamo abituati. Esatto, è un ragionare in altre forme. Mi ricordo, tra l'altro, quando abbiamo fatto queste cose qua, adesso qua no, ma sulla parte qua dei trasmettitori dell'arte, abbiamo fatto appunto un strato solido. Sul circuito dell'arte, per esempio, questo è un circuito casalino, nel senso proprio è nato per fare delle prove, per attaccare il simulatore del satellite, è bellissimo perché non avendo la CPU io lo sono programmato a casa, no? Avevo un programmino che girava in basic, quella seriale, simulava i dati del satellite, comandavo le porte, la potenza dei trasmettitori, tanto l'arte era quello là, se io spedivo a Milano dove c'era la CPU facevano lo stesso lavoro, non cambiava niente. E qui era tutto componente normale. Quando la prima volta ho fatto vedere questo qua, il capo progetto lo fa, non lo adopera mica questi condensatori qua, no? Questi non si possono adoperare. Ci vogliono i condensatori che sembrano le caramelle MOU, perché sono particolarmente costruiti in un certo tipo di cosa. Ti ricordi quando c'era di fronte a Calica il negozio concorrente? Sì. Stavano chiudendo il negozio e avevano un sacchetto con 2 o 3.000 di quei cosi là. Li ho comprati tutti perché erano gli unici che volevano, space rated. Ma loro non lo sapevano. L'unico posto di Trieste li ho spediti a Milano perché non li avevano. A Trieste c'era un negozio che aveva i condensatori space rated. Adesso, purtroppo non ci sono, ma sono... Cioè, praticamente questi qua non potrebbero essere usati.
Assolutamente, no, metà di questi componenti qua, quando comincia a togliere l'aria, va via tutto, boom, esplodono o si fondono. Proprio una roba, cioè, non lo sapevo perché è così. Per fortuna che lavorando là, con le specifiche, l'ESA ti dice, marca, no, no, tutto, è tutta roba che l'ESA prova. Per cui, quel negozio là, concorrente tuo, che beh, non sapeva cosa, che avevano oro, perché sì, non si trovavano una mille. Perché ha sempre fatto male. Sono degli, erano degli scatolini, io ancora chiaramente tutto quel lotto. Ma che roba era? Tipo con il saltore tipo plastica, sembrava una caramella Mou, scatolini rettangolari bellissimi. Tipo color, colori gialli, rossi, bianchi, no, no, erano color ocra. Proprio la sigla corrispondeva alla norma certificata dall'ESA. Questo per imparare. Quindi non è che puoi andare a mettere un componente, una roba, cioè. Tutti gli elettronici questi qua, messi qua perché era roba del caso, perché sì, altrimenti no. Ma si impara parecchie robe. Poi ho scoperto un'altra cosa, che quando invece fai saldature, questo me l'ha detto dopo, però questi stronzi, ti ha detto prima che le saldature si staccano, è vero, si staccano, però in compenso gli americani hanno fatto i furboni. Una volta riempito il modulo, cioè che c'è il modulo con, non so, la CPU e tutto quanto, sono cosa fanno loro? Vanno da Dow Corning, si fanno dare un barattolo di sostanza che è tipo una schiuma, vanno là con il punto, la resina dentro, per cui saldatura o acqua, stronzi, scusa. 50.000 lire, 15 anni fa. No, dovevi vedere questa roba qua con il punto, la buttavano dentro, ho visto le foto, tutte le CPU degli americani comprata, quella fatta in modo, siccome era saldata, altro che aveva tutto quanto con la schiuma è diventato un monoblocco. Sì, e lavorava sulle che vanno sui jack. Sì, il problema è se deve andare a rimettere le mani. No, c'è diluente. Una volta che va nello spazio non deve andare. Diluente per quella roba. Ah, sì. Perché la usavano sulle schede che mettono sulle navi, no? Dove l'umidità è gratis. Allora. L'umidità è gratis. Si comprende il prezzo, no? Allora metteva già, perché sennò. La finita queste cose, no, neanche su queste, perché erano precedenti, queste qua sono i primi due prototipi, quelli che ha funzionato il primo colpo, erano ancora fatti con i componenti classici, con i settori ceramici, il bypass normale, ovviamente non si usano gli zoccoli, neanche i zoccoli, no, anche perché sennò non sarebbe riuscito a entrare là dentro, no, perché non sarebbe riuscito a entrare con lo spazio, solo per questione di spazio. Beh, anche perché cosa serve lo zoccolo, mica deve cambiare. Una volta su basta, no? E ti risparmio tutti i video. No, ma la plastica, se ci sono, cioè, non immaginavo. Un'altra roba che mi ricordo, un altro aneddoto riguardo questo qua, il modulo ricevitore, l'avevi saputo anche tu. Allora, improvvisamente mi telefono una volta da Milano il capo progetto, sempre KBD Uzagni. Senti, noi abbiamo bruciato i ricevitori, non abbiamo i moduli integrati della Motorola IMC3362. Tu hai qualcuno qua, cioè riesci a trovarli, come se Trieste e Milano avessero lo stesso tipo di fornitore, no? Oh, non so perché, non so come, sono andato da un negozio che qui che era ancora in via d'annunzio, se non sbaglio. Sì, sì. Perché tu non li avevi, dall'altra parte non esisteva più, sì, quell'altro. Quell'altro negozio che aveva una stecca con 25 pezzi in stecca. Perché c'era la sfiga vera. Esatto. Punto. I cinque ricevitori con 5, ognuno che aveva un ciclo degli MC3362, una doppia conversione FM, facilissimo da utilizzare, eccetera. Oh, 25 pezzi, 10.000 lire tutti i 25. Presi. Cioè, 5 di quei 25 volevano nello spazio. Ma tu non gliel'hai detto? No. Cioè, la roba. Qualche culo del genere, cioè, qualche volta succede, non sempre, ma qualche volta succede. Il negozio era chiuso. Sulle enormi shopping a comprare. Praticamente, un ricevitore che hai qui sul terreno, non è che lo prendi e lo mandi sullo spazio e va bene. Deve essere tutto certificato. No, se vai in sì, ma anche un ricevitore normale. Il prezzo è scritto solo, no? Se fai un ricevitore normale. Che se io da noi 70.000 euro ordinario era il compito stampato e magari arriva 20.000 va bene a 6 e poi 6 e 9 che se ne componenti qui ordinari e soprattutto una volta che ti provi il modulo chi capo della fattura non ha importanza da che parte arriva, infatti il modulo funziona, ok, il modulo non funziona, no,
però in compenso poi mi sono fatto un sacco di missioni storiche, ho preso quello che era il Maker l'anno scorso, la Maker Faire, avevo mostrato con la tastierina, è uno dei pigmenti che era rimasto nei cinque. Esatto, esatto. E con qualcosa là, poi nel, sempre nel 96 quando andai su alla, per Aris, all'Università del Sarai, proposi di montare a bordo della, della stazione spaziale internazionale un Rich Trans che si è fatto da noi, e d'accordo, erano d'accordo i tedeschi, che erano un ricevitore FM, perché l'astronauta doveva parlare, però aveva una particolarità, era fatto di, da quattro moduli, due ricevitori e due trasmettitori separati, in modo che si potesse in qualunque momento l'astronauta potesse con un tasto davanti su una, un piccolo display, una tastiera, stabilire se conveniva andare in VHF o in UHF nel caso per esempio di zone tipo Giappone che erano incasinate dal punto di vista VHF o viceversa. E in più c'era la possibilità di dire ok, lo metto in automatico e fare quello che non vi ho detto ma che era stato fatto in uno degli esperimenti Sarex, dello shuttle. Stamattina presentavo il bordo delle missioni umane, avevano portato un TNC e la radio, non c'era tempo per gli astronauti per fare l'attività in chiacchiera, però avevano portato su un TNC. Sul TNC avevano messo dentro un firmware particolare che era un firmware proprio Sarex. Era un firmware automatico per poter dare a tutti gli interessati la contentezza, la gioia di poter aver collegato lo shuttle. Come succedeva? Lui faceva un beacon, tu lo chiamavi in packet, lui ti riceveva, ti dava il rapporto e ti salutava. Squack. Il bello è che quella Ebron di quel TNC, io una copia ce l'ho, una volta qua a Trieste l'avevo messa in moto. E magari potrebbe essere semplicemente una volta, lo mettiamo in aria una sera e tutti lì collegate con lo shuttle. Il protocollo rimane questo. No, cioè è semplicissimo. Connect STS-9, lui ti connette, ti dà l'ok, quindi ti tessessabili, la questione è già fatta. Quindi te la dà già lui, no? Te la fa così, ma lei ti saluta e ti dà il progressivo. Siamo tutto per nonno. No, abbiamo già visto tutto.